Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi parleremo della differenza che c'è fra il browser web Chrome e il browser web Opera. Vediamo, per esempio, se noi andiamo in Chrome e richiamiamo il sito della stampa, il quotidiano piemontese, la stampa.it, e tentiamo di vedere un video, scegliamone uno a caso. Vediamo, la differenza è che per esempio con Chrome questo video noi non possiamo salvarlo in locale all'interno del nostro computer, mentre invece con Opera Browser lo possiamo salvare. Vediamo ad esempio questo video, siamo con Chrome e stiamo nel sito lastampa.it. Lo clicchiamo, la riproduzione, clicchiamo ancora, sentiamo il video dovrebbe partire fra breve, attendiamo un attimo e ecco che il video è partito. Sentite l'audio? Se noi facciamo tasto destro, questo è il video Le colline del Prosecco, vedete che l'opzione salva video come è in grigetto, cioè non è disponibile. Praticamente questo video non può essere salvato in locale, ciò significa che il browser web Chrome non ci consente di, diciamo, possedere, anche seppur temporaneamente, il file di questo video. Adesso allora andiamo con Opera, un altro browser, e facciamo sempre la stampa.it. Andiamo nello stesso identico sito, nello stesso identico momento, con un browser diverso. Opera Browser è quello con l'anellino rosso, e diciamo facciamo scendiamo giù in basso e scegliamo lo stesso video. Clicchiamo un attimo, vediamo se parte. Aspettiamo, sentite, è partito, questo è l'audio. In questo caso, pur mentre lo vediamo, se facciamo tasto destro, vediamo che la funzione salva il video come in realtà è disponibile con Opera Browser. Se noi clicchiamo, vedete che ci dà le risorse del nostro computer, possiamo chiamarlo ad esempio test.mp4, addirittura ci dava il titolo originale. Vedete che il browser prende in carico il download del video, ci dice che si tratta di qualche mega, dobbiamo aspettare qualche minuto, abbassiamo un po' il volume. Vedete, questa è l'iconcina dei trasferimenti, cioè dei download, e vediamo che seppur ad una velocità molto bassa, questo evidentemente deriva probabilmente dal server della stampa.it a 100 kB al secondo, però ha preso in carico la possibilità di prelevare il video e lo sta salvando. Vedete, 2 minuti rimanente. Adesso addirittura possiamo provare, anche se il video non è completamente arrivato, vediamo se noi riusciamo a fargli fare, facciamo tasto destro, facciamo apri con VLC, vediamo se parte. Vedete? Addirittura parte anche se non è ancora arrivato. Questo facciamo così, interrompiamolo e abbassiamo il volume. E vedete che noi adesso lo possediamo, vedete, all'interno della nostra scrivania, anche se non è completamente arrivato. E con il video player VLC possiamo addirittura andarci ad informare sulle caratteristiche. Vedete, ci dice che è 640 pixel per 360, 25 fotogrammi al secondo, e poi ci dice tutte le cose tecniche. E per quello che riguarda, diciamo, all'interno di questo container, il flusso video e anche il flusso audio, vedete, ci dice che è MP4 a stereo a 48 kHz e 32 bit per campione. Quindi praticamente la differenza fondamentale è che mentre con il browser Chrome, che è un ottimo browser, lo sappiamo tutti, però se facciamo tasto destro per qualche motivo la opzione salva video come in grigetto non è disponibile, invece con il browser Opera, che un pochino sembra da questo punto di vista più libero, la funzione salva video come è disponibile, e addirittura mentre lo stiamo downloadando, noi abbiamo con il VLC, vedete, lanciato, diciamo, la riproduzione del video, anche se il video, vedete, ancora è in attesa. Quindi adesso attendiamo che finisca, chiudiamo il VLC, attendiamo che Opera finisca di fare il download, clicchiamo sull'iconcina, vedete, mancano pochi secondi. Quindi erano 18 mega e punto 6, è un pochino lento, però a tutti gli effetti noi abbiamo, vedete, trasferimento completato. Ce lo ritroviamo adesso nuovamente con l'estensione completa, test.mp4, facciamo tasto destro, apriamo ed ecco che il video è disponibile nel nostro computer. Quindi, diciamo, con Opera Browser, diciamo, si possono prelevare i video non da tutti i siti, ma da alcuni siti, e poi se ne ha la disponibilità per fare delle operazioni quali
video editing. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Il video finisce qua. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.